Antica quanto la ricerca della sapienza è l'umana bramosia di conoscere il futuro che hanno cercato di appagare attraverso i secoli profeti, maghi e veggenti. Ma gli individui possiedono realmente il potere di guardare oltre il loro tempo? La facoltà di prevedere il futuro, conosciuta come precognizione, è un potere latente in ciascuno di noi? Uno dei quesiti fondamentali di questo processo è se si tratta di una potenzialità che abbiamo tutti. Tuttavia, la maggior parte degli scienziati afferma che questa straordinaria abilità non esiste. Le premonizioni non sono che pura illusione, in realtà non esistono. Malgrado lo scetticismo degli scienziati, la storia fornisce esempi inquietanti di alcuni individui in grado di prevedere avvenimenti che non erano ancora accaduti. Nell'antica Grecia, 800 anni prima della nascita di Cristo, l'oracolo di Delfi annunciava piaghe, guerre e distruzioni degli imperi. Nel 1911, un chiromante di fama mondiale predisse il più grande disastro marittimo di tutti i tempi, l'affondamento del Titanic. Qualche secolo prima, un medico di nome Nostradamus descrisse, secondo molti, l'ascesa di due dei despoti più potenti, Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler. La profezia non è altro che l'umano bisogno psicologico di porre ordine nell'inconoscibile? Oppure è un'antica verità che la scienza ancora non accetta? Può essere percepibile solo da alcuni o addirittura da ciascuno di noi. Migliaia di persone hanno avuto esperienze di precognizione, gente qualunque, senza nulla di speciale, a cui può succedere una volta nella vita, forse due. D'altra parte ci sono persone che sembrano accedere più facilmente a questa facoltà. Benché siano in molti a credere in tali poteri, gran parte degli studiosi insiste nell'affermare che è impossibile prevedere il futuro. La mia opinione personale è che la precognizione non ha alcun fondamento. Di fatto non esiste. Viviamo in un mondo dove il futuro non è assolutamente determinato. Uccelli apparissero all'orizzonte.
Nell'antica Grecia, coloro che volevano conoscere il futuro affrontavano un arduo pellegrinaggio che li portava a 70 miglia dalla città di Atene. Giunti lì, si arrampicavano sui ripidi pendii del Monte Parnaso per raggiungere il luogo sacro in cui si diceva che gli dei parlassero agli uomini. Giunto all'interno della cinta di mura, il fedele seguiva un tortuoso percorso chiamato la Via Sacra, che si snodava tra i templi votivi e gli ex voto, e alla fine raggiungeva il tempio vero e proprio. La sacerdotessa rimane uno dei misteri più avvincenti del mondo antico. Se potessi chiedere spiegazioni sull'oracolo di Delfi, chiederei di sapere cosa succedeva esattamente quando il fedele poneva una domanda alla Pizia. Cioè vorrei sapere dove sedeva la sacerdotessa, qual era l'espressione del suo viso, vorrei sapere se la sua voce cambiava e come la guardavano i fedeli quando emetteva il responso. È questo che mi incuriosisce. Tutto ciò che sappiamo è che il fedele visitatore riceveva inevitabilmente una risposta, una predizione che gli avrebbe svelato il futuro. Secondo le cronache antiche, le profezie degli oracoli erano sorprendentemente accurate. Essi avrebbero predetto il genio del poeta Omero, autore dell'Iliade e dell'Odissea. Si attribuisce alle Pizie anche la previsione della morte di Nerone, l'imperatore romano. Credo che le Pizie fossero davvero convinte di rivelare il futuro. E i fedeli che ascoltavano il responso erano altrettanto convinti di questo. Non vedo perché non dovessero crederci. Per oltre 10 secoli... decine di veggenti hanno assunto il titolo di oracolo di Delfi. Era una posizione che occupavano solo le donne. Ma queste donne leggendarie possedevano davvero poteri psichici? Le sacerdotesse di Apollo parlavano in preda al delirio, in stato di alterazione. La domanda è se i responsi erano ispirati dalla divinità o il frutto di un potere personale di precognizione. Comunque il responso era spesso corretto. Tuttavia, molti studiosi contestano la straordinaria reputazione degli oracoli. Quelle profezie tendevano ad essere molto vaghe. Qualunque cosa fosse accaduta, l'oracolo aveva sempre ragione. In molti casi era una situazione del tipo testa vinco io, croce perdi tu. Se le Pizie possedessero un sesto senso, rimane ancora un mistero. Ciò che sappiamo con certezza è che per secoli i potenti sovrani del mondo antico si recarono in pellegrinaggio sul Monte Parnaso per consultare l'oracolo di Delfi. Ma gli oracoli greci non erano i soli nell'antichità a predire il futuro. Secondo la Bibbia, al tempo dei faraoni esisteva un veggente che interpretava il futuro attraverso i sogni.
Gli egizi lo ritenevano l'infausto presagio proveniente dagli dei. Gli egizi credevano che tutti i sogni fossero profetici, però occorreva qualcuno in grado di interpretarli. Secondo la Bibbia, Giuseppe possedeva la misteriosa facoltà di interpretare accuratamente i sogni. Da fanciullo, i suoi stessi sogni gli predissero che in futuro avrebbe raggiunto una posizione di grande potere. Ormai adulto, durante la prigionia in Egitto, riuscì a prevedere il futuro di altri interpretando i loro sogni. Poi un giorno Giuseppe fu chiamato al cospetto del faraone. Il sovrano gli confidò di essere molto turbato da un sogno che neanche tutti gli indovini e i savi d'Egitto sapevano spiegare. Nel sogno del faraone, 7 vacche magre e brutte divoravano 7 vacche grasse e di bell'aspetto. Poi 7 spighe piene e dorate venivano ingoiate da 7 spighe vuote e arse dal vento. Ciò che Giuseppe disse al faraone è una delle profezie più famose. Giuseppe è un uomo che capisce le visioni e i sogni della gente. Come questo avvenga esattamente non lo so. Posso dire che è una tradizione familiare. Anche Giacobbe aveva delle visioni. Malgrado i racconti biblici, molti studiosi respingono l'ipotesi che Giuseppe potesse prevedere il futuro. Quel che è giunto fino a noi è stato filtrato da cronisti, traduttori, ed è praticamente impossibile stabilire se quelle profezie erano valide oppure no. Io nutro il forte sospetto che non lo fossero. L'Apocalisse parla di stelle che cadono, comete che colpiscono la terra, il sole che si oscura, la luna che diviene come sangue, la terra che trema. Tutto viene colpito. L'Apocalisse è la profezia sul nostro futuro? Il suo autore scrisse su ispirazione divina il cataclisma che verrà? Sulla tranquilla isoletta di Patmos, l'Apocalisse non potrebbe apparire più remota.
dovrebbe avvenire la fine del mondo descritta dal profeta. I disastri accadono sempre, da qualche parte. È facile pensare al terremoto di San Francisco e dire: oh, quello è il terremoto di cui parla l'Apocalisse, perciò il mondo finirà nel 1995. Ma non è stato così. Non riusciremo mai a sapere con esattezza quando dovrebbe avvenire la fine dei tempi narrata nell'Apocalisse di Giovanni. Ma nel XVI secolo, quasi 1500 anni dopo la morte di Giovanni, ci fu un altro famoso veggente che descrisse con sorprendente precisione gli eventi più tumultuosi della storia del mondo. Il suo nome era Nostradamus. Nostradamus. Di lui si dice che abbia profetizzato il terrore della rivoluzione francese e l'ascesa al potere sia di Napoleone che di Hitler. Ma Nostradamus merita davvero la fama di grande veggente? Possedeva realmente la facoltà di vedere il futuro? Nelle sue profezie sulla rivoluzione francese, Nostradamus non si limita a descrivere la morte di Luigi XVI. Egli fornisce anche i particolari sulla morte della regina, Maria Antonietta. Di tutte le profezie di Nostradamus, le più famose e controverse sono quelle che riguardano la figura di Napoleone Bonaparte e di Adolf Hitler. Alcuni ricercatori affermano che Nostradamus previde l'intera esistenza di Napoleone, dalla sua sfolgorante ascesa al potere fino alla battaglia decisiva di Waterloo nel 1815. Per quanto riguarda il XX secolo, Nostradamus avrebbe predetto la nascita del Terzo Reich,
l'occupazione della Francia, la battaglia d'Inghilterra. Tra gli studiosi c'è chi dichiara che Nostradamus accennò persino al nome del diabolico dittatore. Nelle sue centurie egli sarebbe indicato come Hister. Bestie affamate, bramose di bere nei fiumi. Gran parte del campo sarà contro Hister. Nostradamus, Centuria 2, Quartina 24. Gli stessi nazisti utilizzarono le parole di Nostradamus come strumento di guerra. La moglie di Joseph Goebbels, il famigerato ministro della propaganda nazista, fu la prima a sottoporre all'attenzione del marito le profezie di Nostradamus. Gli disse: tesoro, guarda questo libro. Ci sono tanti riferimenti a un certo Hister e a un capitano della Grande Germania. È interessante. Pensi che si riferisca al nostro Adolf? Goebbels vide subito l'enorme potenziale propagandistico delle antiche profezie. Incaricò un famoso astrologo di nome Karl Kraft di scrivere un'interpretazione di Nostradamus che fosse favorevole al nazismo. Ma quando tramontò il Terzo Reich, Hitler si rivoltò contro quegli stessi che lo avevano adulato. Nel 1941 la Gestapo arrestò Kraft e la sua cerchia di astrologi senza scrupoli. La gente dice Hister è solo per una lettera diverso da Hitler. In realtà, se guardiamo alla storia, Hister era il nome di un fiume, il Basso Danubio, niente di più. Però molti diranno, beh, Hister in fondo è un po' l'antico nome del Danubio. È giusto, è indovinato comunque, perché Adolf Hitler è stato anche un bambino. E molte delle sue idee demoniache di conquista del mondo le avrà pensate da bambino, quando giocava sulle rive del Danubio. Se Nostradamus abbia veramente previsto l'ascesa di Adolf Hitler è ancora fonte di controversia. Ma non basta. C'è anche un altro fattore che avvince gli esperti. La visione che aveva Nostradamus del futuro stesso. Egli riteneva che il destino non fosse un elemento determinato, ma qualcosa di malleabile, che l'umanità poteva forgiare con il libero arbitrio. Nostradamus non ha scritto le sue profezie su tavole di pietra. Sono delle potenzialità. Si possono modificare attraverso il libero arbitrio. Egli usa proprio questa parola, come dire, io predico certe cose e poi vediamo come il futuro si piegherà verso questi eventi o verso questi altri. Per gli scettici, la bivalenza nelle profezie di Nostradamus è la prova evidente che tirasse a indovinare e lo considerano un ciarlatano. Dai miei studi nel corso degli anni non mi risulta nulla talmente specifico da ritenersi profetico. Leggo notizie generali applicabili a molte epoche diverse della storia. Ma secondo altri ricercatori, Nostradamus era talmente percettivo da prevedere anche che sarebbe stato criticato per la nebulosità delle sue profezie. Nostradamus è così enigmatico per un motivo che definirei mistico. È una sorta di strategia per le future generazioni, che devono usare le sue profezie come cassa di risonanza, come un contraddittorio che ci tenga costantemente, generazione dopo generazione, a riflettere su come possiamo influenzare il domani. E questo è un elemento di gran lunga più importante nella sua opera che indovinare gli eventi che stanno per accadere.
Nel XIX secolo, 400 anni dopo Nostradamus e le sue enigmatiche profezie, raggiunse la fama un altro veggente che usava una delle più antiche forme di divinazione: la lettura delle linee nel palmo della mano. Nel mondo antico si riteneva che alcuni grandi pensatori come Aristotele, Ippocrate e Platone praticassero un'arcana forma di lettura del futuro, la chiromanzia. Grandi chiromanti della storia, sebbene caduto ormai nell'oblio, fu un irlandese che nacque nel secolo scorso e che si celava sotto il semplice nome di Cairo. Fra i suoi clienti, egli annoverava alcuni tra i personaggi più popolari del suo tempo. Dallo scrittore inglese Oscar Wilde al presidente americano Grover Cleveland. Persino lo scettico Mark Twain arrivò a farsi leggere la mano da lui. Oltre che per le sue imprese leggendarie, Cairo era celebre per la facoltà di leggere il futuro attraverso la chiromanzia. Ma come utilizzava questa antica arte di divinazione? La chiromanzia afferma che esiste un significato profondo in alcuni elementi della mano. Forma e grandezza, caratteristiche delle dita, le linee che attraversano il palmo. Le linee principali sono cinque: la linea della testa, del cuore, della salute, del destino e della vita, che a volte si intersecano. Bisogna interpretarne la lunghezza, la profondità e la posizione in cui si trovano. Applicando questi antichi principi, Cairo riusciva a formulare delle sorprendenti profezie. Fu lui a predire che Nicola II, l'ultimo zar di Russia, sarebbe perito di morte violenta insieme a tutta la famiglia reale. Una profezia che la rivoluzione bolscevica del 1917 trasformò di colpo in una cruda realtà. Cairo predisse inoltre che Edoardo VIII avrebbe abdicato al trono inglese per la donna che amava. Infatti, il sovrano rinunciò alla corona nel 1936 per l'affetto che lo legava a Wallis Simpson, una donna americana divorziata. Nel 1911 Cairo mise in guardia un giornalista di nome W.T. Stead che un viaggio per mare gli sarebbe stato fatale, particolarmente nel mese di aprile dell'anno dopo. Ma Stead ignorò l'avvertimento di Cairo e prenotò un posto sulla nave da crociera che salpava il 10 aprile del 1912. Il nome della nave era Titanic. Ma la profezia più impressionante di Cairo riguarda la maledizione di un antico faraone. Nel 1922 Howard Carter, un rinomato egittologo, scoprì la favolosa tomba del re Tutankhamon.
Cairo avvertì il finanziatore della spedizione, Lord Carnarvon, di non entrare nella tomba del faraone perché ciò gli sarebbe costato la vita. Lord Carnarvon ignorò l'avvertimento. 5 mesi più tardi moriva per una misteriosa malattia del sangue. Nonostante l'accuratezza di alcune previsioni di Cairo, gli studiosi respingono l'idea che il destino di un uomo sia scritto nel palmo della mano. Non conosciamo tutte le premonizioni di Cairo, ma è probabile che, data la sua lunga carriera professionale, esse ammontino a migliaia, e qualcuna per caso è risultata vera. Ho il sospetto che finché esisterà l'umanità ci sarà sempre qualcuno pronto a credere che i sogni, le foglie di tè, le viscere, le sfere di cristallo o il numero di targa delle auto nel parcheggio siano un modo per prevedere il futuro. E inevitabilmente qualche scettico dimostrerà che non è vero. Ma la gente troverà altri modi, sempre fasulli, di predire il futuro. Se le linee della mano possano veramente contenere il segreto del destino di un uomo, è ancora un argomento oggetto di accesi dibattiti. Tuttavia, qualcuno dichiara che la facoltà di prevedere il futuro non è relegata ad un pugno di straordinari chiaroveggenti. Ci sono, e questo è molto importante, casi spontanei che avvengono ogni giorno con la gente normale, casi in cui una persona prevede un evento futuro. E non si tratta di una coincidenza, ma di una vera premonizione. Molti scienziati, tuttavia, ritengono che mentre tutti noi abbiamo frequenti premonizioni, solo una parte insignificante si avvera in seguito. È molto comune avere la premonizione di un disastro, ma solo per caso la premonizione si avvera. Nessuno racconta mai delle decine e decine di migliaia di premonizioni che non si avverano mai. Nel 1897 uno sconosciuto scrittore americano di nome Morgan Robertson fu colpito da una singolare premonizione. Egli la descrisse in un racconto immaginario che presenta un'inquietante somiglianza con la vera storia dell'affondamento del Titanic, 14 anni prima che avesse luogo. La nave, nel racconto di Robertson, era simile al Titanic in modo sorprendente. Entrambe erano definite inaffondabili. Entrambe colpirono un iceberg, trascinando in fondo al mare l'identico numero di vittime. Il nome della nave nella premonizione di Robertson era il Titan.
Gli scettici, tuttavia, restano impassibili davanti alla lunga sequenza di strabilianti somiglianze. Nessuno chiamerebbe una nave passeggeri transoceanica il topolino se volesse colpire l'immaginazione. Non c'è nulla di paranormale. Robertson ha solo lavorato bene di fantasia. Oltre a Robertson, altre 18 persone ebbero la premonizione del disastro del Titanic. La cosa interessante di queste premonizioni sul Titanic non è tanto la particolarità, quanto la fama che hanno avuto rispetto ad altre. Questa grande nave inaffondabile fu oggetto di grande pubblicità in tutto il mondo e molti lo ritennero un segno di arroganza. L'uomo che pretende di vincere le forze della natura. Sollevò un certo risentimento. Molti avranno immaginato che qualcosa andasse storto. Avranno anche desiderato che qualcosa andasse storto. Forse nessun disastro dei tempi moderni solleva il dibattito sulla premonizione in modo tanto avvincente quanto la catastrofe che colpì una piccola comunità di minatori gallesi nel 1966. Il villaggio di Aberfan sorgeva ai piedi di una montagna di scorie di carbone alta 300 metri. Un freddo mattino d'ottobre, dopo due giorni di pioggia intensa, una valanga si staccò da quel cumulo di residui e travolse il villaggio. Migliaia di tonnellate di scorie distrussero gli alberi, spazzarono via dozzine di case e seppellirono la scuola del paese sotto un cumulo di rovine. Da un documento dell'epoca. La gente aiuta a cercare fra le rovine a mani nude, nel disperato tentativo di raggiungere i bambini. Un insegnante dice di aver sentito un boato e di aver urlato ai bambini di nascondersi sotto i banchi. Un altro ha sentito un rombo terrificante. Dopo, non ricorda più niente. Morirono 144 persone, molte delle quali erano i bambini della scuola. Nei giorni seguenti, oltre 60 persone in varie parti del paese dissero di aver avuto la premonizione del disastro. La più commovente fu quella di Errol May Jones, una bambina di 10 anni che abitava nel villaggio stesso. Day before the disaster, she said to her mother, "Mom, su 3 miliardi di possibilità è facile che un sogno si avveri, ma è solo un caso. E poi si tende a ricordare i pochi sogni che si avverano, non tutti quelli che non si avverano. Per altri esperti, tuttavia, i casi inconfutabili di premonizione sono troppo comuni per essere liquidati come pure coincidenze. Quando accade a migliaia di persone in tutto il mondo non si può ritenerlo insolito. Infatti è normale che la gente abbia di queste esperienze. La cosa anormale è che le persone gli diano troppa importanza e cercano di fermare l'evento che hanno previsto se è una cosa brutta e di farlo accadere se è una cosa bella.
Ferme e ammettere che una persona o addirittura tutti noi possiamo prevedere il futuro vuol dire credere che il futuro è determinato e questo non posso accettarlo. Non sappiamo granché riguardo al tempo. Molti fisici credono che il tempo vada in tutti e due i sensi, che sia possibile raccogliere un'informazione da un futuro probabile o da un futuro determinato. Dopo secoli di controversie sulla precognizione, finalmente gli esperti hanno cominciato a sostituire la speculazione con la ricerca scientifica. Tuttavia, gli stessi ricercatori ammettono che la scienza deve fare ancora molta strada prima di dimostrare in modo conclusivo l'esistenza della precognizione. L'antico sogno di conoscere il futuro continua ad allettare gli studiosi con le sue promesse. Anche solo immaginare questa prospettiva apre possibilità illimitate. Nessuno di noi vuole essere a bordo del prossimo Titanic o vivere il terrore di un terremoto. E se crediamo che esiste la maniera di prevedere il futuro, abbiamo l'illusione di poter evitare quei disastri e di salvare noi stessi e i nostri cari. È una motivazione molto forte. Che il futuro sia un segreto di cui gli antichi possedevano la chiave per dischiuderlo? Una chiave che la scienza moderna non ha ancora scoperto? Con l'avvento del terzo millennio, molti cercano un magico strumento per sondare le infinite possibilità che si aprono avanti a noi e portano avanti l'antica ricerca per infrangere le barriere del tempo.